Per questo, amato, come l'Apostolo Giovanni, noi vogliamo prenderti nella nostra casa per imparare da te a conformarci al tuo figlio. Donna, ecco i tuoi figli. Siamo qui davanti a te per affidare alla tua premura materna noi stessi, la Chiesa, il mondo intero. Implora per noi, Figlio tuo diretto, perché ci doni in abbondanza lo Spirito Santo, lo Spirito di verità, che è sorgente di vita. Accoglilo per noi e con noi, come nella prima comunità di Gerusalemme, stretta intorno a te nel giorno di Pentecoste. Lo Spirito apra i cuori alla giustizia e all'amore, induca le persone e le nazioni a una reciproca comprensione, ad una ferma volontà di pace. Ti affidiamo tutti gli uomini, a cominciare dai più deboli, i bimbi non ancora venuti alla luce, e quelli nati in condizioni di povertà e di sofferenza. I giovani alla ricerca di senso, le persone prive di lavoro e quelle provate dalla fame e dalla malattia. Ti avvidiamo le famiglie dissestate, gli anziani privi di assistenza e quanti sono soli e senza speranza.